Allora, quello che vediamo oggi è l'effetto del dei composti, tra cui il cannabidiolo, e in presenza di ozono sull'induzione della morte cellulare. E praticamente analizziamo con diverse tecniche. Una delle tecniche che stiamo utilizzando è la citoforimetria per vedere la positività delle cellule a dei marker di morte cellulare. E adesso stiamo vedendo l'effetto a 24 ore, poi vedremo successivamente gli effetti anche combinati. Guarda come si questa melatonina 04 come va più su, e adesso vedremo le varie combinazioni in assenza e in presenza di ozono, se cambia qualcosa a livello di percentuale di cellule morte. Questo è sulla base di un tempo di 24 ore? Sì, noi abbiamo già i dati a 48 ore, 72 ore, però in assenza di ozono. Sembrerebbe dai primi dati che l'aggiunta di ozono anticipa il danno cellulare, cioè posso di averlo a 3 giorni, così ce l'hai dopo 24 ore. Sembra, poi li devo analizzare, chiaro. Per danno si intende la morte delle cellule tumorali? Questa qui è necrosi, sì. Necrosi delle cellule tumorali. Quindi diciamo che è un primo dato positivo, sì, sì. Lo possiamo non annunciare, ma possiamo essere moderati. No, dopo verificheremo anche col test di citossicità, che lo analizziamo verso mezzogiorno e mezzo, così dopo 3 ore vedremo se c'è una correlazione con la diminuzione della vitalità e la morte delle cellule tumorali. In queste 2 giornate, 3 giornate intense di sperimentazione abbiamo fatto il primo test per valutare la potenziale efficacia dell'ozono in combinazione con melatonina e derivati cannabinoidi in 2 linee cellulari di tumore al pancreas, e oggi è la giornata, diciamo, in cui ci stiamo raccogliendo i primi dati sia per quanto riguarda la citotossicità delle varie combinazioni sia per quanto riguarda i meccanismi di morte. E quello che avete visto prima è il primo dato positivo, che indica uno spostamento delle cellule trattate verso un meccanismo di morte, cioè in sintesi le cellule trattate muoiono di più rispetto alle cellule non trattate, e anche di più rispetto alle cellule non trattate con ozono. Cioè l'ozono, almeno come primo esperimento, l'ozono mostra che anche da solo riesce a ridurre la vitalità cellulare. Poi se lo combini con gli altri composti che stiamo studiando, questa mortalità cellulare aumenta. Più o meno questo in sintesi. Allora, una casualità, mentre stavamo qua in attesa dei risultati, la dottoressa ha trattato una sua collega con ozono per un problema al dito, che poi si è capito derivare da una cervicale. Quasi per, non voglio dire magia, ma il risultato è stato immediato. Cosa pensa lei dell'ozono? Spero di non averci mai bisogno, intanto, comunque, in generale. E non dell'ozono, ma dei farmaci e di tutto, certo. Però non dell'ozono. E non so, io ho visto, come si dice, in live, conosco questa collega da anni, soffre questo problema, io l'ho sentita adesso, ho detto che sta molto meglio, poi sarebbe a chiamarla, comunque sì, ha detto che sta molto meglio, era tutta contenta. Noi proviamo a sentirla. Io vedo, dico quello che vedo, non ho nessun tipo di interesse, quindi quello che ho visto è che lei ha anni che mi racconta che ha questo fastidio serio, ha dovuto rinunciare a alcuni tipi di tecniche da fare al laboratorio per questo problema alla mano, e oggi diceva che sta nettamente meglio. Dottoressa Margherita Lungo, siamo arrivati alle battute finali, siamo oramai quasi pronti per tirare le prime somme, che sicuramente non sono quelle e non saranno quelle definitive, ma è un primo grande passo. Sì, oggi un primo grande passo, grazie ai risultati che si stanno avendo su questi studi preliminari su ossigeno-ozonoterapia, cannabis e melatonina nell'adenocarcinoma del pancreas, dove ancora una volta si conferma in vitro elevata mortalità in associazione dovuta all'ossigeno-ozono in associazione a queste altre sostanze. E questo, noi speriamo di portare avanti questa ricerca, dove ringraziamo ancora una volta i nostri soci sostenitori,
che hanno potuto fare in modo che ciò avvenisse. La ricerca è dedicata a Claudio e Michele, due nostri guerrieri, adesso angeli, affetti da questa patologia. Oggi l'ossigenozono garantisce una qualità di vita, una dignità a chi non l'ha. Noi speriamo di andare avanti, ringraziamo anche il professor Nabissi, su eventuali studi futuri in ambito sempre oncologico e infiammatorio cronico, su altre patologie. Stiamo cominciando ad avere conferme anche a livello di laboratorio di quello che clinicamente stiamo vedendo già da diversi anni. Questo è un punto di partenza, è un grosso spunto per poter sviluppare tanti progetti su questo tema. L'invito che faccio è chi può ci sostenga in termini economici e con il 5 per 1000 e fornendo anche eventuali indicazioni di sponsor che possono essere in qualche modo interessati. Questa è la dimostrazione che quando la ricerca viene fatta col cuore, anche con dei fondi minimi, perché noi non abbiamo sicuramente i fondi che possono avere i grossi colossi della ricerca, riusciamo ad ottenere dei risultati che vanno anche oltre le più rosee aspettative. Questo comunque è un punto di inizio e che altro dire? Avanti, avanti. Thank you.